cavo. Ancora in giro, come se balla. Trucco sbavato, vedrà se balla. Mambo Salentino. L'autostrada del sole mi riporta da te. Quanta fretta che c'ho, il mio quinto caffè. Quando torno non voglio un minuto di stress. Penso solo a star bene, tu sei peggio di me. Si ci fuori de capo, come l'estate in Salento. Trovarsi dentro una dancehall, tornare indietro nel tempo, peggio mia. Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via senza guardare più indietro. Adesso il buon Lorenzo si avvicinerà col microfono a Luca Santoro e sentiamo un breve sunto della loro giornata qui al 42esimo Rally di Picco. Eccolo, quarta posizione per voi. Quanto è stata dura, quanto è bello, quanto ci credevi, si poteva fare di più, si poteva fare di meno? Oggi è stata una bella gara, combattuta, però è molto difficile. Tantissimo sporche, però alla fine ci siamo divertiti, siamo riusciti a fare il nostro meglio. La macchina, tutto il team ringrazio perché la macchina a disposizione è fantastica. Si poteva fare qualcosa in più, però dopo tre forature penso che è andata bene così, va bene così. Grazie, grazie, sì. La tua sintesi è stata precisa. Bella la, il piazzamento, però è stata veramente difficile oggi a tutti i livelli, anche l'abbiamo visto anche per gli altri equipaggi impegnati nelle RC, veramente è un rally tanto bello quanto impegnativo. Ok, allora la coppa anche per loro, quindi la quarta posizione assoluta, poi vediamo anche il discorso delle classi e ancora i complimenti per la coppia Santoro Grandi. Perfetto.
devo soltanto dire che questa vittoria la dedico a Battista. Ci mette un po' il microfono. Bellissima. Ok, procediamo. Erano i quarti classificati. Ci abbiamo.